Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi vi presentiamo la novità di Amazon, l'Echo Dot di quinta generazione, quello con la sveglia. Ho preso questo perché era in offerta, una grossa offerta su Amazon, infatti se vi muovete probabilmente la trovate ancora, e l'ho preso nella colorazione azzurra. Ho detto li ho nero, ce l'ho di vari colori, mi mancava l'azzurro, ho detto ah, prendiamolo, vediamo un po' com'è. E devo dire che esteticamente è appagante. Ma prima di cominciare a presentarvi le caratteristiche dell'Echo Dot di quinta generazione, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così da non perdere tutte le novità che usciranno sul canale e perché no lasciare anche un mi piace in modo tale da diventare sempre più visibili nel mondo di YouTube. E se poi voleste, c'è anche la possibilità di lasciare una piccola offerta per quanto riguarda il canale per poterci sostenere con il tasto grazie, che è una novità che YouTube ci ha messo a disposizione per far sì che voi possiate sostenere economicamente un po' di più il canale. E l'ultima cosa, abbiamo anche un canale Telegram sul quale andiamo a pubblicare tutte le offerte di Amazon. Non ve ne pubblichiamo 57 milioni in un giorno, ma solo quelle spot quando troviamo delle offerte veramente valide. Il canale si chiama TuttoTech 1. Detto questo, possiamo partire con vedere le caratteristiche di questo prodotto. Di unboxing c'è veramente ben poco da fare, comunque ho pubblicato un video sia su Instagram, sia su TikTok, sia su Telegram, ho fatto anche uno short su YouTube e andate a vederlo perché è un misto tra l'unboxing e la ASMR, stavolta è venuto un po' così, devo dire che è abbastanza rilassante. All'interno della confezione comunque, scherzi a parte, c'è l'Echo Dot di quinta generazione che di primo acchito, dimensioni e materiali sembrano totalmente identiche al suo predecessore, il 4, e l'alimentatore. Allora, quando voi siete felici possessori di altri Echo, nel momento in cui effettuate un acquisto tramite Amazon, vi verrà direttamente notificata una mail dove vi danno le indicazioni come fare per configurarlo, ma sinceramente è veramente banale. Adesso andiamo ad accenderlo e vediamo insieme com'è questo famoso display con molti più punti per poter visualizzare molte più informazioni rispetto al suo predecessore. Ci siamo! Colleghiamo l'alimentazione che si trova nella parte posteriore. Collegata l'alimentazione fa il solito LED nella parte sottostante blu. Questo indica che sta effettuando una ricerca. A questo punto prendiamo il cellulare e vi faccio vedere anche sull'applicazione che cosa succede. E noi andiamo sull'app Alexa. Come vedete viene fuori l'indicazione, stiamo preparando Echo Dot, cosa che prima non succedeva. Prima vi dava già l'indicazione che c'era un eco registrato. Perfetto. Come avete visto, posso? Grazie. Come avete visto, vi compare qui sullo schermo del cellulare l'indicazione che è tutto pronto. Pochi secondi veramente e abbiamo già il nostro eco configurato. Ma adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Si parlava di molti più punti rispetto al suo predecessore. Vediamo un po' esteticamente, effettivamente hanno aumentato i punti per poter creare le scritte sul display. Adesso facciamo una domanda banale per vedere se visualizza anche l'indicazione del meteo. Che tempo fa oggi? La temperatura è di 10 gradi Celsius, con cielo sereno e sole. Per stasera è previsto cielo sereno, con una minima di 4 gradi. Come avete visto, la parte meteo va ad essere implementata con tutte le indicazioni, sia della temperatura, sia la nuvoletta o il sole, piuttosto che scorre sul display. Altra cosa che può fare, ma non posso farvela vedere perché sennò mi bloccano il video, nel momento in cui state ascoltando una canzone, se è disponibile viene fuori il titolo e l'autore della canzone. Cosa carina da vedere, in modo tale da sapere anche che cosa state ascoltando. Volevo farvi notare un'altra cosa.
Nel momento in cui, come vedete qui sul display, avete due eco uguali, quindi possono essere eco.3, eco.4, eco.5, lui vi dice che c'è la possibilità di selezionare due altoparlanti per poterli collegare e utilizzarli come casse. Noi avevamo già fatto un video che magari vi metto qui, se per caso volete fare la stessa procedura, per utilizzare i vostri eco come altoparlanti per il televisore, perché molto spesso capita, soprattutto con questi bellissimi televisori che ci sono adesso, che sono ultra piatti, ma a volte l'audio pecca un attimino. Quindi, soprattutto sulla parte del parlato nei film, si ha molta difficoltà a sentire ciò che viene detto. Utilizzando uno di questi o la coppia, potete metterlo lì vicino a voi e sentire molto meglio l'audio. Il dispositivo è già predisposto per fare tutto quello che fanno tutti gli altri dispositivi che avete in casa. Adesso andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio. Allora, come dicevamo prima, nella parte frontale abbiamo un display con punti aumentati per dare molte più indicazioni. Dopodiché vedete, si inizia a scurire perché ci dovrebbe essere una sorta di sensore che, diminuendo la luce, questo naturalmente per chi di notte anche con una luce seppur minima diventa fastidioso e quindi cala in base alla luminosità della stanza. Nella parte superiore invece abbiamo i classici tasti di più e meno per l'audio, il tasto per il muto e quello invece di azione. Adesso volevo fare la prova per quanto riguarda la parte superiore. Si dice che si può mettere in pausa o comunque bloccare una sveglia o bloccare un timer. Quindi noi adesso proviamo. Imposta timer 30 secondi. 30 secondi a partire da ora. E come vedete parte anche il countdown sul display. Adesso io non darò il comando per poterlo fermare, ma toccherò direttamente sulla parte superiore. Toccandolo in maniera un po' più forte, non appoggiando la mano, si blocca il timer. Stessa cosa funziona per quanto riguarda le canzoni in riproduzione, possono essere messe in pausa e poi dopo far riprendere la riproduzione, oppure terminare una chiamata. Il prodotto contiene un sensore per la temperatura, questo naturalmente quando lo accendete la prima volta si inizia a calibrare. Può servire se per caso volete fare delle routine di quando la temperatura interna della casa raggiunge, non lo so, dico, sparo 17 gradi, se avete un accessorio che comanda il vostro climatizzatore, lancia il messaggio a quell'accessorio di far partire il climatizzatore. Cosa molto utile per non star lì ogni volta voi ad impostare la temperatura. Rilevazione di movimento e ultrasuoni. Regola la sensibilità e la portata delle rilevazioni di movimento per impostare in quale stanza viene rilevato il movimento. I suggerimenti che ci vengono dati, oltre a quelli dell'attivazione naturalmente, sono quelli di creare una routine. Quindi se noi andiamo a cliccare nelle routine, possiamo crearne una nuova. Facciamo il nome della routine. Spegni luce. Avanti. Quando questo accade, casa intelligente, l'Echo Dot. Come vedete vi dà la possibilità di impostare temperatura e presenza, a noi interessa la presenza, quindi quando sono state rilevate delle persone, no, a noi interessa quando non sono state rilevate persone, avanti, aggiungi un'azione, casa intelligente, lampada, off. Avanti e salva. La routine viene creata con successo. Praticamente succede questo. Se questo dispositivo io adesso lo dovessi mettere nella stanza dove c'è la lampada, nel momento in cui rileva le persone va tutto bene, nessun problema, la lampada rimane accesa, eccetera, eccetera. Nel momento in cui la stanza rimane vuota e lui rileva che non c'è più nessuno al suo interno, farà partire la routine che mi spegne la lampada. Questo è un modo per rendere ancora automatizzato ancora di più il nostro sistema domotico di casa ed è un vantaggio per poter risparmiare sulla bolletta della luce, soprattutto quando, come nel mio caso, c'è mia moglie e mia figlia che entrano ed escono nelle stanze
senza mai spegnere la luce, perché tanto ci devono tornare. Adesso con questo sistema, finalmente, quando escono dalla stanza, non sarò più io che dovrò inseguirle per spegnere, ma ci penserà direttamente lui. Questa era un'altra delle tante novità presentate da Amazon per questo prodotto. Se avete intenzione di acquistarlo, vi lascio qui sotto il link in descrizione, ma se per caso non volete questo prodotto, ma volete quello senza la sveglia, c'è la possibilità di avere anche quello. Come leggevate prima, la caratteristica dell'ultrasuono è presente già anche sull'Echo Dot di quarta generazione e poi naturalmente tutti quelli a seguire che sono il quinto, questo qui. Faremo poi un video di comparazione con il precedente, ma la comparazione sarà per quanto riguarda la parte audio, sicuramente migliorata su questo. Ho avuto la possibilità di sentirlo suonare e si sente una bella differenza. E poi per quanto riguarda la parte frontale con questo display che dà molte più informazioni grazie ai punti LED aumentati. Trovate tutto quanto quello che vi ho presentato, questo prodotto più tutti i suoi fratelli e fratellini qui sotto nella descrizione. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!